fans. Oggi un po' caldo, quindi mi sono messo in t-shirt. Io freddo, anche perché c'è -2,3 fuori. Fuori, dentro no. Vabbè. Detto questo, comunque vi ricordiamo che è appena andato online da un paio di settimane tutto il merchandise nuovo. Vedete il banner qua sotto fighissimo che compare, che ci ha fatto il nostro grafico. Il link dello shop ovviamente è in descrizione al video. Ci sono felpe, magliette, gadget vari, tazze. Quindi vi ricordiamo di andare online nello shop e razziarlo. Perché siamo qui oggi? Perché vogliamo mostrarvi tutti i momenti più belli delle scorse stagioni. Perché come abbiamo fatto un video sui momenti più brutti, che in realtà sono di meno dei momenti belli, abbiamo deciso che era doveroso di fare anche un video dei momenti più belli. È stato complicato perché abbiamo dovuto tagliare veramente tanto per stare in tempi ragionevoli, perché c'era troppa roba bella, e quindi abbiamo dovuto tagliare un sacco, cercare, montare. Comunque sapete che registrare video a volte è una rottura, come ci dite anche voi, perché attacca le telecamere, poi se piove staccale, poi portati le batterie, poi carica tutto il giorno prima di partire, poi pensa dove metterle, poi monta i video, poi caricali su YouTube. Ecco, a parte il caricarli su YouTube, che cioè è una cosa in più, nel senso che alla fine il bello è fare il video per te stesso, che è un po' il motivo per cui è partito tutto. Poi in un anno soprattutto come questo, avere tutto il materiale dei giri, ricordarsi le avventure, le emozioni, è una cosa molto bella. Poi forse non tutti sapete che in realtà i primi video sono coincisi a quando ho conosciuto lei. Quindi io praticamente la sua musa ispiratrice. No, no, aspetta. Ma vabbè. E quindi in realtà è come se fosse una sorta di diario che è iniziato ad aprile 2018 e che stiamo portando avanti di uscita in uscita. E non so, secondo me questa è la cosa più bella, almeno per me personalmente. Non so, per te? No, è molto, molto bello perché hai sempre un video ricordo dei giri fatti in moto, ecco, fatti insieme. Quindi apriamo questa raccolta di video con i momenti più belli dei primi giri che abbiamo fatto insieme, quando, non vivendo ancora insieme, a volte giravamo anche con una moto sola, con lei come passeggero. Non mi hai mai portato come un passeggero me? No, io non ho mai portato nessuno come passeggero e non porterò mai nessuno. Perché probabilmente toccando male, appena ti fermi col peso anche di un'altra persona, sbadabam, ti schianti. Quindi vi lasciamo alle prime clip che abbiamo registrato insieme, dove ho capito da subito che lasciar scegliere la strada a Luna non è mai una cosa intelligente da fare. Ora, adesso ci si pongono davanti due opportunità: o proseguiamo dritto sulla statale o facciamo i colli novaresi girando a destra. Quindi scegli i colli novaresi? Cioè facciamo un percorso in cui tu passeggera puoi decidere dove andare, capito? Una roba innovativa. Quindi giro a destra. Ecco, c'è la corsa in bici. Dai, come prima scelta diciamo che sei partita proprio a cannone. Beh, in effetti questa qua forse lo spazzino con la paletta non è che riesce proprio a tirarla via. Se passavi di qua quando è venuta giù non è che ti passavi proprio un bel quarto d'ora. Così, come averla come passeggera non è il massimo, perché ogni volta banco il casco. Meno male che poi è iniziato a venire con la tua moto, mi si faceva il buco nel casco. Che testate mi tiravi? Tutte le buche che c'erano. No, perché non stavi, appena frenavo, bam, bam, mi sparavano qua dietro. Perché non c'è un davanzale tipo airbag davanti. Investiamo sul davanzale. Investi sul davanzale. Io devo investire. Certo. Ma è per te. Chi deve? Ma dopo ne usufruisci te. E non è detto, perché se vai con un altro. E se non vado? Ma se vai? Quindi te lo devi pagare tu. No, allora resta così. Allora resta così. Oggi quante botte col casco mi dai in testa? Ecco. Allora, basta venirmi addosso. Ogni volta che faccio una roba, pam, con la testa. Sta sui bel duro, sti. Abbiamo poi iniziato a girare con due moto e diverse volte ho rischiato la vita, o quantomeno di diventare single. Come quando ti ho detto che non ti entrava la tuta perché mangiavi troppo. Puttana vacca? Sì. Che caldo? Sei bella sudatina? Senti tutto il liquidino che ti collo giù nella schiena? No, ma non mi entrano le cose. Quello perché mangi troppo? Sì, che certo. Mi ha lanciato uno sguardo quella volta. E certo, ma cioè, ragazzi, dovete capirlo che non bisogna mai dire a una donna che è grassa. Sì, ma io stavo scherzando. Fa niente. Pesi 40 kg, bagnata. Mai scherzare su questa cosa. Comunque vi lasciamo le clip dove ho rischiato di più. Vuoi fare la foto? Eh beh, sì. Non mi fa
è una foto. È una foto? Sì, però aspetta che mi metto lì dove c'è il cugno. No, ma vai dopo, se no c'è il, poi il cartello in mezzo, pistola. No, la faccio, stai zitto. Ah no, lì. E dopo c'è il bidone. No, non si vede il bidone. Dai, vai. No, stai davanti te. Ti perdo, devo continuare ad aspettarti. No, no, non riesco a stare davanti io adesso. Vabbè, senti, io vado, ci vediamo su. E parte l'abbandona. E se si ferma gli tira un pugno? Ma va, cag... Ora che sei andato dal mio balcone. A parte che... Voglio proprio vedere come fai a mettermi sul balcone. È più facile che dormi tu in cantina. Dovrei comprarmi un taser. Sì, però guarda che macchie. Muore, non ti faccio più. Sto guardi. Sto guardando avanti. No, non mi sembra. Sto guardando che passa il pullman alla stira. Non mi sembra. Allora, si è deciso che guardare si può. No. È guardare e non toccare. No. Ah, neanche guardare posso. No. Quindi devo chiudere gli occhi. Sì. Sì. No, no. Oh, qua. No, no, no. Ma non c'è nessuno. Ci sono però state anche delle volte dove mi ha preso in giro lei. Come... col rapporto che ho con l'antipioggia. Sì, sembrava un omino Michelin che tipo si gonfia. Sembra obeso, tipo da dietro. In realtà il vero problema di quell'antipioggia lì, che è il motivo per cui dovresti ridere, è che scivola sulla sella. Quindi quando faccio le curve, cioè, sembra di avere l'olio sotto il culo. E no, questo non... Non si percepisce da dietro? No, si percepisce che ti gonfi. Ma perché entra l'aria e 5 tagli più grande di me qualcosa, perché l'ho ereditato tipo il regalo. E quindi sì, sembra... Ma poi sento anche il vento che mi tira indietro, perché si gonfia e sembra... Tipo quando metti fuori la mano... Sai cosa succede quando metti la mano fuori dal finestrino in macchina? Cioè pensa, se in francia. Macchina metti fuori, poi cosa succede col vento? E va indietro. Esatto. Quindi vi facciamo vedere quando mi prende in giro. Ciao fans. Io non so se sto smadonnando con la tuta di pioggia. Guarda che sexy, bello. Adesso praticamente lo inquadrerò mentre parte, che sembra lo domino Michelin. Beh fans, guardate che sexy. 1, 2, 3. Fai straridere da dietro. Beh, ma immagino anche da davanti, sinceramente. Sembri un grassone su una moto. Guarda che cacchio mi tocca fare. Devo sfilare il telefono col filo attaccato. Eccolo lì che fa le foto con il cavo attaccato. Bello. Dai, il cavo non si vede nelle foto però. Futuristico. Occhio che dopo ti devo andare a recuperare, eh. Vabbè, già buona che hai detto che vieni a recuperarmi. Bello. Bene. Ok, posso rinfilare il telefono nel suo alloggiamento. Tac. Già col cavo fissato bene. Tac. È un po' come il cavo di sicurezza, no? Se cado dalla moto rimango attaccato. Nonostante tutto ciò, la relazione, cioè la nostra relazione, dura da ormai quasi 3 anni. Stiamo parlando di noi, la relazione di chi deve essere. Beh, la nostra relazione. Vabbè. Vabbè. E... Magari ne è un'altra che io non lo so. No, che pesantezza, no, no, no. Beh, comunque qualcuno potrebbe pensare che sono tanti anni. In realtà ha ancora difficoltà certe volte a centrare il buco. Certe volte, specifichiamo, non ma sempre. Ma non quello che pensate voi, furbetti. Guardate. Ma riempi tu con una pistola? Ma va. Guarda che bello. E credevi? Guarda di che bello. Occhio, occhio, occhio. Ciao. Mi è scivolata la mano. Te lo sei pisciato sul piede però. Sì. E certo. La prossima volta te la fai da sola, visto che sei così brava. Mi sollevi il tappo per piacere? Scusa, non me l'aspettavo, non usciva. Te la faccio o lo metto giù? Come vuoi. Metta sul pavimento praticamente. Non è facile come sembra. Intanto sei bravo a centrare i buchi. Tutto questo è stato molto bello, ma qualcuno potrebbe domandarsi, ma oltre al cabaret andate anche in moto? Cioè, la risposta è... Certo! Solo che poi facciamo sembrare cabaret anche l'andare a 60 all'ora.
E quindi adesso vi facciamo vedere le scene più divertenti, dove andando a 60 all'ora sembrava che stessimo per distruggere il mondo intero, tipo street racing, robe. Cioè, in realtà 60 all'ora. Vabbè, 60 all'ora fatti con divertimento. Vai patata, seguimi che grattiamo la saponetta oggi, mi sento fiducioso. Attenzione, Eros vuole grattare le saponette. Ancora nuove impacchettate, linde. Ah, quanto mancava? Un pezzettino. Quello là è quello buono, me lo sento. Pochissimo, pochissimo. Attenzione. Questa è troppo lenta. Si sporge. Vai, 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 vai. No, vai. Era troppo lento. È che abbia le gambe corte, quello lì che ci frega, secondo me. Però quanto è bello sto Julier Pass. Sì, bellissimo. Vai. Quello lì è un curvone da MotoGP. Tacco sul cordolo e via. Non ce la faccio. Anch'io. Andrò a fare il corso in pista. Prepara l'attacco all'esterno. Attenzione, lo prepara, lo porta a termine. Staccata, scala in seconda, allarga la curva, prende la traiettoria imposta, piano che non si... Una marmotta! No, dove? Una marmotta è andata nel buco. Oh, c'era una marmotta, non l'ho mai vista. Lo ripassa con l'inganno. L'inganno della marmotta, lo passa, lo supera, attenzione, l'asfalto è disconnesso, il piscio delle mucche. I sassi dello Stelvio. Ma è qui, non molla, attenzione. Scala in terza, tornante seconda, tornante prima. La taglia per avere più velocità in uscita. Prepara l'attacco all'esterno di nuovo. Attenzione all'esterno. Tornante, scala seconda, prima, giù il piede, non si sa mai. Quanta neve, tanta neve, però non si fa distrarre. Riprende la crono scalata dello Stelvio. Eccolo qua che arriva il tornante. Ormai ha messo qualche secondo tra lui e l'inseguitrice. Taglia il tornante, tutto bene. Lo vede ancora negli specchietti la luce che si avvicina. Tornante, scala seconda. Ecco, esce di curva come un proiettile, si lancia verso la cima. Non parli più, ormai sei stata proprio inglobata dalle parole. Non riesco a prenderlo. Dai Duke, dai. Guarda qua che roba. No! L'aspetta perché vuole rimettere un po' in palio la gara qua, che sennò è finita da un pezzo, come sulle pit bike. Venga, venga, non cincischi, su, vada, vada. Uè, fammi superarti. Prego, vadi, vadi. Supera. Non vuole dare la soddisfazione di vincere? Profumo di vittoria, profumo di vittoria. Ormai si vede la bandiera a scacchi in fondo al rettilineo. Rossignol! E niente, l'ha lasciata vincere per galanteria. Cuore nobile. E adesso si mette dietro il tedesco. Mangia salsicce qua davanti. Sì, mi hai visto negli specchietti, sono io. E lo passa, mi fa segno, si arrende alla supremazia italiana. Ha detto, sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ha preferito arrendersi prima di soccombere al nemico. Adesso mette anche l'altro nel mirino. Lo sa anche lui, ormai sente il rumore del monocilindrico KTM. Attenzione, uomo in trattore. Ah, strettoia, brutto gesto, lo passo ugualmente. E anche l'altro tedesco si arrende alla supremazia italiana. E adesso è davanti a tutti. Che dicevo? Ultima curva dello Stelvio. Eccolo, arrivato. È stata faticosa, ma ce l'abbiamo fatta. Facciamoci un applauso. Bella discesa, complimenti. Bravissimo. E così che si può ingarellare, che ormai non c'è più nessuno a quest'ora. Attenzione, sale la carogna. Posta la curva, la taglia, tanto non scende nessuno. Interno, non ce la fa. Deve dare giù il gas, non vede. Tornante. Ah, lo allarga, furba. Per non essere passata. Larga la traiettoria, attenzione. Stai attento qua, perché parapetti non esistono. Un attimo di pericolo qui, la strada va giù a strapiombo. È un pericolo grande. Occhio. Tornante, non se lo aspettava. Ah, le pennella bene anche lei, le curve però.
L'unica speranza è il rettilineo, dove in velocità massima Lady KTM ha un po' paura. Percorrenza di curva molto difficile. Ma che montagna, figata. Sì, spettacolare tutto quanto. Attenzione amici. Ma guarda che fico. Assomiglia un po' alle Dolomiti, eh. Spettacolo. Sì, bellissimo qui. Guarda la montagna là in alto, che è un po' verde, un po' rossa. Sì. Dopo la pausa paesaggio, che ha tentato di distanziarmi, infame, l'ha fatto apposta. E il Buzzini non ha paura del sorpasso, lo fa. Non è giusto. Stava andando lungo, mette a distanza tra le inseguitrice. Sì, è andato, non lo raggiungerà più. Gli do un po' giù il gas per farmi recuperare, sennò è finito il divertimento. Lo raggiunge. Vada, vada, che c'è più gusto a superarla. La distanza. Ho sbagliato marcia in uscita di curva. Tutte scuse. È cucito il cordolo. Occhio, li vado in casa. Mamma, che bello. Foto? Foto. Che inseguimento, che bagarre. Ingarellamento. Non trovo lo spiraglio per passarti. E non ci riuscirai. Dai, potresti superarmi benissimo. Ma in realtà stai spingendo, eh. Non è che mi sto risparmiando. Sto risparmiando la moto, forse, quello sì. Non la tiro più come una volta. Non ci sono più le chiarate di una volta. Cos'è, l'asfalto da gara questo? Oh, occhio, occhio. Che qua, se vai lungo, arrivi diretta a farti il bagno. Che serpentone! Quanto è divertente la Valtrebbia. Un sacco. 10.000 statali, 10.000 autovelox per arrivare qua. Comunque tutto bene. Ne vale la pena, dai. Facciamo un video racing. Video racing. Curvone, ginocchio giù. Non si tocca, ovviamente, perché bisogna tenere l'indie le zapponette. Vado lunga. Sono andato più lungo di te. Ciao fans, siamo qua nella zona industriale di Cerro Maggiore e tenteremo l'impennata con il nostro amico Alessandro. E mi sto cagando sotto. Veramente mi sto cagando sotto. Tanto lo faccio quando ripartiamo da qua. Ok. Molto bene, molto bene. È uno di quei momenti in cui dici: sto per morire o no? Sto riguardando tutta la mia vita. Quando metto la seconda vado. Ok. Tu resta più fermo possibile. Ok. E tieniti forte. Bello, no, fans, strabello. Bene, è finita la giostra. Bello. Che figata. Vuoi provare anche tu? Che bello. Oh, ho fatto una recensione bella, eh. Urli e basta. Buttati giù, buttati giù. Non cade la moto. Non frenare, non frenare. Butta giù il ginocchio. Gira col ginocchio. Sono caduto. Durante i giri poi ci sono anche momenti in cui bisogna parcheggiare la moto e puntualmente, cioè io scelgo sempre quei posti un po' più difficoltosi e si sa che donne e parcheggi non è che vanno tanto d'accordo, ecco. Cioè l'ho scritto io, ma lo sta dicendo lei, quindi... Vabbè, guardate. Parcheggiamo la moto e andiamo a vedere esattamente come è fatto. Se non metti la folle, dai, levati. No. Occhio alla signora. Da, posso? È peggio di prima. Lo faccio io.
Toh, che pazienza che ho con te. Fado anche tutta la sostenuta, eh. Troia. Cosa c'è? Non riesco a andare indietro. Ma perché poi devi andare indietro? C'è tutto lo spiazzale per girarti. Bene, io proprio sui cocci praticamente. Vabbè, ma nessuno ti ha obbligato a fermarti lì, eh. Boh. Perché devo prendere sempre il parcheggio di merda io? Perché scegli male. Io mi sposterei un po' da lì però, eh. Ma va? Come faccio, amore? Vieni qui, c'è un sacco di spazio. Ma come faccio adesso a spostarmi? Dove vado? Come faccio? Spostamela, per favore. Un secondo, mi sto mettendo il telefono in tasca. Dai, scendi da sta roba. Guarda qua, che schifo. Si era incugnata giù nei sassi. Poi c'è anche chi ci chiede più ignoranza nei video. In realtà l'ignoranza c'è, è che bisogna saperla trovare. Poi più ignoranza c'è, nel senso, il canale è nato apposta per andare controcorrente a tutta l'ignoranza che c'è nei video degli altri. Se ne volete di più, andate in un altro canale, perché qua ce n'è già abbastanza, come vi facciamo vedere adesso. Poi guardatela, c'è più ignoranza di così. Dove dobbiamo andare? Di un po' cosa facciamo adesso? Sesso? No, cioè sì, anche. Aspetta che vedo se c'è un posto adatto. No, un po' scosceso, non so se possiamo. Però guarda quel masso, è proprio bello piatto per... Siamo un po' in vista dalla strada. Poi c'è l'acqua dove puoi lavarti. Hai ragione. Oh, non mi tamponare. No, mi hai già tamponato tu stamattina. Ecco perché dovevate sentire cosa diceva anche lei. Sei con me? Sono con te. No, non sono con te. Vado, vengo. Vieni, bagnati tutta. Sì. Mi fa un po' male la cerniera nella gamba destra. Beh, a te in compenso la tuta è entrata nella fagiana. Amore, però dopo mi metti dentro la pompa. Oh, ma guarda che si è sbordo in giro come l'altra volta. Non mi sgridare, eh. Se no te la fai da sola. No, non ci sono. Mi sta venendo addosso. Solo io posso venirti addosso. Esatto. Però non lo metto, amore. Sotto un sedile. Più sotto, amore. Più sotto. Vai più giù. Perché? Perché ti sto inquadrando il sedere. Vai Luna, raccontami le tue sensazioni. Ma che dire, fa freddo, poi... No, in realtà intendevo se la cosa che abbiamo fatto prima di uscire ti è piaciuta. Ah, certo, molto armoniosa. Sono stato abbastanza bravo, dai. Cioè, ho cercato di chiudere in tempi ragionevoli perché dovevamo uscire. Cioè, nonostante siamo arrivati in ritardo. Un po' di ignoranza italiana al semaforo. Ma era il tuo frullatore che faceva quel rumore? Lo smetti, adesso ti tampono. Amore, no. No. No, che fa male. Dai, sei scemo. No. È battaglia di neve. No. Non rispondi al fuoco? No, perché mi si guagliano i guanti. Dai, basta, tregua. Dai, guarda, tutto bagnato adesso. No, c'è anche qua la neve. Guarda. Dai, che figo il laghettino, non c'è neanche più la panchina, sono sommersa dalla neve. Guarda che c'è la neve attaccata allo zaino, che sfigato. Ah, guarda qua quanta neve. Che scemo. Non ci arrivo. Muore. Dai. Ho preso quella in 10. Guarda la macchina e guarda in quanti sono su, sono tutti scappati di casa. Sì, sicuro. C'è anche l'adesivo di fake taxi. Di? Fake taxi, è una roba porno. E sotto c'è un adesivo con scritto il saxo canta se la figa è tanta. Non sto scherzando, guarda. Sotto dove c'è la marmitta. Wow. Vabbè, dopo questa full immersion culturale possiamo sturarli. Quando mi hai lavato la moto mi hai tolto i documenti da qua sotto? No. Quindi me li hai lavati tutti? Boh, si asciugheranno. Andiamo. Non abbia ritirato i secchi, c***o. Vabbè, lascialo lì. Sì, 2 giorni, dai. E chi se ne frega.
c'è il tuo vizio di mettere fuori secchi, bisogna buttare ancora degli altri. Luna? Yeah! Te posso? Sì. Sei stanca? No, vabbè, quando ci fermeremo mi riposerò. Avrai tempo di riposarti quando morirai. Pensa se avessimo la tenda, adesso potremmo fermarci, scaldare i nostri fagioli in scatola, non farci la doccia. Bello. Le mutande le metti nel senso a rovescio, sei a posto. Si vede? Avendo tanta polvere addosso nelle scarpe eccetera, che ho deciso di fare l'unica cosa giusta. Adesso mi sento meglio. Questa sarà la copertina del video. Ah, adesso sì che sto bene. Bene, Fancy, ora doccia vestito. Fatta. Adesso è il turno di Luna. Vai, è tutta tua la scena. Emozionaci! Oh, sì, l'acqua che sciacqua via la sabbia del deserto. Metro! Possiamo salutare fans qua e farci una doccia decente? Ah, facciamo lo spogliarello? Hai delle difficoltà di spogliarello? Non ho fatto la musichetta. Dovete sapere che in realtà ieri l'ho preso dentro anche quel robo col gomito, è caduto, si è disintegrato, pezzi ovunque. Bene, fans, dalla gita in coda è tutto, è stato un piacere, ci vediamo. Vabbè, porca miseria, stavo scivolando sulla cacca di mucca. Che schifo! Che mi è partito il davanti. Io mi ricordo ancora la sensazione di quando ho calpestato la bicia. Dai, ci sono passata proprio sopra, ho sentito proprio... che schifo! È la cacca ancora più viscida. Poi ricordiamo che è stato possibile filmare tutto ciò grazie alla tecnologia che ci portiamo dietro, che però non sempre collabora. Come quella volta che si è staccata l'Insta 360 mentre facevo un tornante. Fortunatamente nessuno dei tipo 50 fans che c'erano dietro l'ha schiacciata in moto. Non so come sia stato possibile, sinceramente. Ho perso la 360 per strada. Non bene. Porca vacca, sei dura in salita a correre. Amore, si è rotta? No. Ma si è sganciato proprio il palo? Si è spaccato il supporto della GoPro. Ha perso la vista 360. Ha visto, ti ha sentito. Amore? Arrivo. Vabbè, dai, c'è una parte in cui scendo dalla moto e inizio a correre. È dura correre in salita, E anche come quando metto sempre l'Insta 360 a mo' di unicorno, che poi la gente ride. Però vengono delle riprese della Madonna, cioè cosa ridete che non sapete neanche cos'è? Che quei francesi la ridevano, ma cosa ridete? Che poi ridateci la Mona Lisa, la posso di ridere? Boh. Dai su unicorno, vai! E andiamo! Andiamo verso il Colle della Lombarda! Colle della Lombarda tra Piemonte e Francia. Erano un po' confusi, mi sa. Vabbè, tutto bene, guarda, la gente ti guarda male. La gente mi fissa! Dai, tutto bene. A questo punto del video possiamo parlare delle mie gufate, che tante volte ero sulle taglia, però mi pareva doveroso farmele vedere. Perché magari dici una roba all'inizio. È partito un antifurto. Ok. Perché magari le dici in un punto del video, no? Che poi, cioè, in senso, l'ho gufata talmente all'inizio che poi quando succede la roba che ha gufato, in realtà ho già tagliato il pezzo di iniziale perché non c'entrava niente. Altre volte invece, cioè, gufa, bam, succede, e quindi mi sembrava giusto dedicare una sezione apposita alle gufate di Luna Colombo.
Comunque Luna, non ho per niente un buon presentimento, eh. Vabbè dai, ormai siamo qua. Ti ricordi quando ho detto cavolo, non abbiamo preso l'antipioggia? E tu hai detto ma cosa vuoi che serva? No, ho detto che non era prevista pioggia. A few moments later. Che cazzo è? Porca. Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. Ti ricordi queste strade insieme noi due la prima volta? Sì, tu che hai messo il rossetto dicendo almeno non lo bacio. credevi. Abbiamo fatto questa stradina, me la ricordo. Ma avevo parcheggiato qua avanti forse. Proprio avanti, era un parcheggio grande. Avevo parcheggiato qua. Ah sì, è vero. Che limonata in sto parcheggio. Cioè tipo per i 2 anni potremmo tornare qua a mangiare. 6 months later. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Siamo giunti alla fine del nostro video e forse avete appena Didi. No, i momenti più divertenti mi viene da ridere, scusami, devo piangere. Ah, ok. Cioè, se erano i momenti più tristi piangevo. Dai. E il video sui momenti più divertenti rido. Siamo giunti alla siamo giunti. Sei il regime staliniano. Siamo giunti alla fine del nostro video. E per fortuna vi sarete accorti magari adesso che c'è un tasto detto donazione. Se non ve ne siete accorti ve lo stiamo dicendo adesso. Anche dove ci sono le informazioni del canale c'è la sezione donazioni. Ok, e qui ci sarebbe molto bisogno di donazione, quindi adesso donate. Vi facciamo vedere perché c'è quel tasto. Magari cliccatelo anche. Ah, proviamo a mangiare dopo? Bello. Probabile. Beh, comunque si adatta al mio conto in banca. Il McDonald's? Sì. Ah, quindi paghi tu? Dai, va bene. Ah! Però non ti do i soldi della benzina. O McDonald's o soldi della benzina. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo raccolto tutte le scene più divertenti. Anche qui vi ricordiamo che in realtà i video che avete visto sono stati girati nel 2019 ma mandati in onda nel 2020. Quindi cosa devono fare? Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E tutte le notifiche, non solo notifiche principali, tutte le notifiche. Detto questo vi ricordiamo dello shop. C'è il banner qua e c'è la descrizione nel biografia del video. In realtà questa è una maglietta personalizzata che non è in vendita perché il davanti è diverso e c'è il mio logo con l'S di Superman, bellissimo. Però il retro in realtà è uguale alle magliette che ci sono in vendita nello shop, della linea quella più elaborata. Bellissimo. Descrivi la maglietta. Descrivo cosa vedo. Mi sento un po' tipo alle interrogazioni di arte in cui facevo schifo. Descrivi cosa vedi. Allora c'è una luna quasi fosforescente, una moto, la nostra, il rosso che impenna e una scritta in orizzontale con scritto The Moon Riders. Vi ricordiamo che sta per iniziare la terza stagione, che sono tutti i video registrati durante il 2020. Sono dei giri veramente da vichinghi. Qualcuno quest'anno ci ha chiesto di venire con noi, ma sapendo che erano dei giri veramente tanto impegnativi, dove ci siamo fermati tipo a pranzare magari alle 5 del pomeriggio, ti ricordi? Sì, sull'erba. Sull'erba, tipo bellissimo, all'Oberalp. Ciao fans, siamo in cima all'Oberalp Pass, ci siamo fermati un attimo per pranzare alle 5 di pomeriggio e non c'erano panchine, quindi ci siamo seduti sul prato. Come veri tifosi di Heidi. Ci siamo fermati qua. Speriamo non ci siano le formiche. No. Abbiamo deciso di farli tutti da soli, anche per questioni, diciamo, di quando facciamo le pause per le batterie, il drone. Poi magari alcuni vengono, poi si scazzano perché non hanno magari ben compreso in realtà quanto impegno ci voglia durante i giri. Cioè non è che prendi la moto, vai. Cioè qua c'è dietro tutto un lavoro che oggettivamente richiede tanta fatica. E magari alcuni poi si scazzano quando sono in giro perché Luna ho la batteria scarica della Sony, dobbiamo fermarci a cambiarla. Luna guarda che posto figo, facciamo volare il drone. Invece la maggior parte, cioè, vivo più la moto come libertà. Cioè sale in moto e va, si ferma solo quando devi fare benzina. O a mangiare, invece noi è un po' complesso. Però grazie a tutte queste cose siamo riusciti a portarvi questi video. Speriamo che vi siano piaciuti. E cosa dire Luna se non... Ciao fans! Vedete, l'ho addestrata bene, mica così. Ridillo. Ciao fans! A comando anche! Ciao fans! Anche di qua.